Seconda giornata della festa dell'unità a Montalto con un ospite d'eccezione, il ministro per l'ambiente Andrea Orlando. Sul palco in prima serata presenti il segretario provinciale Andrea Egidi, quello locale Elisabetta Bronzetti e l'onorevole Alessandro Mazzoli con il ministro dell'ambiente. Dopo l'introduzione di Andrea Egidi, il ministro Orlando ha messo in evidenza l'importanza dei giovani, volontari militanti, affermando che non si può governare un paese e portare avanti un processo sull'ambiente se non si è sicuri del domani. Si deve provare, ha poi aggiunto, a cambiare visione di sviluppo facendo crescere la consapevolezza ambientale. Questa sera a Montalto di Castro alla festa dell'unità. È un suo ritorno a Montalto? Sì, sono già stato diversi anni fa e è sempre un piacere venire in una realtà molto accogliente è molto bella anche dal punto di vista urbano come Montalto, che si colloca tra l'altro in una delle realtà più belle del paese, quindi torno volentieri e poi torno a incontrare tanti compagni che ho continuato anche a frequentare nel corso di questi anni. Lei giovane assessore alla Spezia tanti anni fa, adesso che messaggio vuole lanciare ai giovani qua di Montalto? Di lavorare, perché la politica, se fatta con passione, è bella ma richiede impegno. Io la cosa peggiore che vedo talvolta nella politica sono quelli che corrono per prendere una poltrona e poi non esercitano il ruolo, è soltanto per cambiare il biglietto da visita o la targa fuori dalla porta. Credo che chi viene chiamato a svolgere una funzione debba avere sempre l'ambizione di lasciare un segno, di dire come ha lasciato le cose diverse da come le ha trovate.